strutturazione di un appartamento spesso coincide con la trasformazione degli spazi, rendendo reale ciò che prima era solo un sogno nel cassetto. Durante i lavori, durante il cantiere, la fase di progettazione, hai sempre diversi dubbi e molte domande, soprattutto per quanto riguarda gli impianti. L'impianto di riscaldamento deve essere radiante, dovrà essere a radiatori, che spessore dovrò tenere per il sottofondo, appunto, per gli impianti. E poi i pavimenti dovranno essere in gres, in pietra, in resina, anche questo è importante per capire il massetto per i pavimenti, che spessore deve avere. L'altra questione è poi gli arredi, come dovranno essere nella camera da letto, come sono in questo caso: dovrò fare un armadio oppure una cabina armadio che mi nasconderà in futuro tutti gli spazi che sono necessari per i vestiti. E poi, che finiture dovrò utilizzare le pareti? Finiture naturali, come in questo caso argilla, che è come il velluto, oppure materiali più scadenti? Io comunque consiglio, negli ambienti dove si va a riposare, dove si dorme 8 ore al giorno, come questa camera da letto, qui abbiamo scelto l'argilla, che poi andremo intorno a calla anche qui sulla porta di questa cabina armadio. Ecco, per oggi è tutto. Il mio consiglio è quello che, se sei in difficoltà, rivolgiti a una figura professionale come un architetto, che ti può guidare e ti può personalizzare i tuoi spazi, il tuo appartamento che hai appena acquistato, in base ai tuoi desideri. Se vuoi vedere altri miei progetti, ti invito al mio indirizzo di casa, che è nicolaprete.it, dove puoi scoprire i miei aggiornamenti e le guide gratuite sui cantieri, dove ogni settimana sono a lavorare con nuovi e stimolanti progetti. Un saluto, ciao da Nicola.